L'Abruzzo, come altre regioni italiane, ottiene il riconoscimento delle sue comunità patrimoniali. Sono già online sulla piattaforma che raccoglie i dati del censimento promosso dal Consiglio d'Europa alla luce della Convenzione di Faro e della relativa ratifica nazionale della legge 133-2020. Il valore di un'opera d'arte non è data dal valore dell'oggetto in sé, ma da cosa si decide di farne. È una svolta epocale nel concetto di patrimonio culturale. Un bene materiale o immateriale diventa eredità di ciascuno. La Convenzione conferisce la responsabilità a tutti i cittadini indistintamente, che si sentono dunque sollecitati nella tutela comune, e così cambiano anche le relazioni con le istituzioni. Quindi abbiamo la comunità patrimoniale del vestito tradizionale di Scanno, delle Farchie di Farafiglio Rumpetri, dello Zafferano, piuttosto che anche della cipolla piatta bianca di Farafiglio Rumpetri, e così abbiamo praticamente iniziato questa divulgazione, questa contaminazione in tutto l'Abruzzo. E la cosa sta procedendo veramente molto bene. Ovviamente l'augurio, l'auspicio è quello che possiamo creare ancora tante altre comunità. Sì, non c'è fine. Qualcuna l'ho dimenticata, ad esempio le Sise delle Monache di Guardia Grele, però come ben rappresenta tutta questa comunità patrimoniale, queste comunità patrimoniali? Praticamente in Abruzzo ce ne sono un po' ovunque, perché basta pensare a qualcosa che unisce una comunità attorno ad un patrimonio che può essere materiale o immateriale. Quante ne abbiamo? Arrosticini, la Presentosa, la Perdonanza, ce ne abbiamo di comunità patrimoniali. La Presentosa però poi va regalata e pare dall'antica tradizione, dalla suocera, non dallo sposo. Beh, questa è un'interpretazione, però la prima presentosa le ragazze ce l'hanno dalla mamma. A Scanno, dove c'è questo rito che è Yucatenach, praticamente, nel quale il giorno di Ferragosto i promessi sposi sfilavano in questa processione. E le ragazze sfilavano con il gioiello regalato dalla propria madre, che poi veniva sostituito da quello con due cuori, comunque separati, regalati dal fidanzato. Tutte cose veramente molto belle. Le nuove comunità patrimoniali rappresentano l'opportunità di un posizionamento internazionale che mette in campo possibilità di finanziamento di progetti con fondi europei. Il rovescio del paradigma, che con la cultura non si mangia, è evidente e potrebbe essere addirittura un rituale condito con il piccante. È atteso un nuovo riconoscimento al peperoncino di Altino.